Si dice abbia origini celtiche. Dopo aver subito grandi devastazioni e distruzioni, un nobile chiamato Tanzone decise di fare ricostruire questo antico borgo e di fare erigere sulle fondamenta di un'antica torre di guardia distrutta la chiesa in onore di Santa Apollinare e il campanile in stile gotico lombardo. Mi piace vivere qui a Baggio? Sono nata qui per forza. È la meraviglia Baggio. È la Monte Napoleone Baggio. Prima era uguale come adesso? No, è cambiato, Quando si veniva, non hai sentito mettere su con la corda come fanno i marocchini che vengono sul barcone. Noi pugliesi venivamo con la corda a Milano. Sono venuti con la valigia e la corda. La valigia di cartone. Di cartone, però, capito? Queste, per lavorare. E la nebbia, esatto, si vedeva la nebbia, perché adesso non ce n'è più nebbia, una volta c'era la nebbia a Milano che tu ghiacciavi come un uccellino. Diciamo. Prima per prendere mezzo litro di latte dovevo andare o a Cesano, a Cesano o a Baggio. Poi ho cominciato a fare la posta, la banca, il supermercato, sono quelle cose che piano piano abbiamo acquistato. Negli ultimi anni, in ricordo della memoria storica del rione, sono state postate a muro 13 ceramiche che raccontano le leggende locali sul famoso organo di Baggio, sugli asinelli e sulle arti e misteri che erano tipici del luogo. Qui siamo al CDE e oggi intervistiamo Monica e Roberto. Allora, perché, per quale motivo aiutate i ragazzi? Aiutiamo i ragazzi perché è il lavoro che facciamo, ma non è solo per la questione lavorativa, diciamo. A me viene da dire aiuto i ragazzi perché è una cosa che mi va di fare, che mi piace fare, che trovo importante. Roberto. Allora, io sono qua dal 2000, quindi da 10 anni. 10 anni ho conosciuto tantissimi ragazzi, qualcuno l'abbiamo anche aiutato, però direi che quello che più ho imparato in questi 10 anni che ci sono tanti ragazzi con tante risorse e tante risorse che non vengono espresse, no? Quindi tante potenzialità, tante ricchezze, tanti numeri. Grazie alla tenacia dei suoi abitanti che costituiscono una piccola comunità molto legata al quartiere e alle tradizioni, il quartiere si è molto rivalutato e ogni anno viene organizzata la Sagra di Baggio che ospita tutti i produttori, artigiani, artisti della zona e la famosa Corsa degli Asinelli. Ciao ragazzi, per voi com'è che Baggio? Per me Baggio è un quartiere bellissimo, anche se molti dicono che Baggio non è un bel quartiere, però per chi ci abita... Ho saputo che hanno aperto queste giostre. Qual è la vostra giostra preferita? Gli autoscontri. Il calcio in culo.
Di fronte al Marchionni in via Mosca, in occasione del mercatino organizzato da Punto Linea, volevamo sapere da voi cosa ne pensate di Baggio. Beh dai, Baggio è un bellissimo quartiere alla fine, se ci pensi, ci abbiamo un sacco di opportunità rispetto ad altri ragazzi che vivono in altri quartieri, ci abbiamo una realtà ricca di associazioni, la radio, c'è radio.it. Abbiamo il parco più grande d'Europa. Il parco delle cave vuoi dire? Sì sì, il parco delle cave che è bellissimo e speriamo lo rimanga e venga addirittura abbellito. Poi ci sono appunto alcune cose come il Marchionni, lo stesso Marchionni che è un'opera. Allora io vorrei dire che secondo me Baggio, anche se può essere considerata una realtà difficile, è una realtà molto speciale nella quale si può avere anche la possibilità di emergere, perché spesso è nei posti dove magari non tutto è semplice, non tutto è bello, dove le persone migliori riescono a formare il proprio carattere. Ragazzi, questa è una testimonianza di grande valore, perché tu non sei di Baggio, nel senso dagli esterni è un grande riconoscimento secondo me, perché ha una storia, una sua identità il nostro quartiere. Comunque posso dire che è da 3 anni e mezzo che ogni volta che vengo qua sento uno spirito di appartenenza a un luogo, a un posto, a una comunità, una cosa, e questo è importantissimo. Sì, è vero. Una cosa non c'è dappertutto. No, prima che i milanesi si sente baggese. Oltretutto una cosa che è molto importante è la solidarietà che questo quartiere ha nei confronti dei propri cittadini, e vi assicuro, perché ho visto anche in altri quartieri, non hanno la stessa solidarietà e lo stesso rispetto anche verso il prossimo che può avere questo quartiere. Grazie mille. Da una Baggio che funziona, vicino al Marchionni è tutto. Cette histoire, il y a plein de colère dans ton armoire. Même pas la place pour un cafard et une petite araignée noire qui dans sa toile sans trop y croire pour se crocher dans ta mémoire. Tu m'oublies moi et mes accords de guitare.